Amici e amiche carissime, bentornati per una nuova puntata di Fondersi nella Divina Volontà, questo ciclo di catechesi sulla Divina Volontà, molto bello, in particolare sul gesto del fondersi, giunto alla 43esima puntata, forse l'ultima o forse la penultima, adesso vedremo un pochino come ci guida il Signore, perché il nostro testo di riferimento è agli sgoccioli, quindi vediamo oggi dove ci porta il Signore, e se ci mettiamo quindi la parola conclusione alla 43 oppure alla numero 44, vedremo un po'. La volta scorsa ci siamo lasciati con un brano che era molto lungo, del 20° volume, la prima parte del 20 novembre del 1926, sì, che aveva iniziato a parlare di alcuni giri dentro la Divina Volontà, e abbiamo visto che il girare nelle opere della Divina Volontà, l'abbiamo visto nelle puntate precedenti, è un'operazione molto importante, anzi più che importante, fondamentale per vivere questa vita. Oggi andiamo avanti con questo brano e ci astende poi il volume 21, che ha un brano, e poi il volume 36, che ha un brano, entrambi abbastanza brevi, e quindi poi concluderemo sicuramente questo ciclo di apparizioni, questo ciclo di catechesi, con una piccola sintesi di tutto quello che ci siamo detti e abbiamo visto nelle puntate precedenti. Prego di nuovo, come sempre faccio, gli ascoltatori, chi sta seguendo la diretta, di non fare né domande dirette a me e nemmeno domande sul tema, perché mi distraggo, già è successo, e leggendo anche al volo qualche commento che arriva. Quindi ricordo che le trasmissioni dedicate alle domande ci sono per ora, in questo periodo, il lunedì e il mercoledì, in diretta Instagram alle 21:15, domande generiche su tutti gli argomenti di fede, di morale, di spiritualità lunedì sera, domande specifiche appunto sulla Divina Volontà il mercoledì sera, quindi domani sera. Riprendiamo la lettura del volume 26 in modo tale che ci avvantaggiamo con i tempi. Onde dopo ciò continuava a seguire la creazione e dappertutto continuò a vedere quel moto eterno che mai si ferma, e pensavo tra me. Come posso seguire in tutto il supremo volere se lui corre così rapido in tutte le cose? Io non ho la virtù né la rapidità sua, quindi mi conviene lasciare dietro, senza poter seguire in tutto il suo eterno mormorio. Quindi, mentre ciò pensavo, il mio dolce Gesù, muovendosi nel mio interno, mi ha detto: figlia mia, tutte le cose hanno un moto continuo, perché essendo uscite da un ente supremo che contiene un moto pieno di vita, ne veniva di conseguenza che tutte le cose uscite da Dio dovevano contenere un moto vitale che mai cessa. E se cessa significa che cessa la vita. Anzi, la divinità nel creare la natura, nel creare la creatura, le dava la somiglianza delle tre divine persone. Metteva in essa tre moti che dovevano mormorare continuamente per unirsi a quel moto continuo e mormorio d'amore del loro creatore. E questi moti sono: il moto del palpito del cuore che mai cessa, la circolazione del sangue che sempre gira senza fermarsi, il respiro che mai si arresta. E questo è nel corpo. E nell'anima ci sono altri tre moti che mormorano continuamente: l'intelletto, la memoria, la volontà. Perciò tutto sta che il tuo moto sia legato al moto del tuo creatore per mormorare insieme col moto eterno. Così segui la mia volontà nel suo modo che mai si arresta,
nei suoi atti che mai cessano e farà ritornare il tuo moto nel seno del tuo creatore, che con tanto amore aspetta il ritorno delle opere sue, del suo amore e del suo mormorio. Amici miei, ecco quest'ultimo straccio del volume 26, Fortuna, che lo abbiamo rimandato ad oggi, non del volume 26, scusate, del volume 21, del volume 20, il brano è del 20 novembre del 1926, non il volume 26, perché è veramente stupendo, meraviglioso. È un 15 righe. Una bomba, ecco, di splendide notizie e rivelazioni. Anzitutto, guardate che bellissimo, questo è un brano un po' contemplativo, ecco, che ci porta un pochino a immergersi nelle cose meravigliose che Dio è e nelle cose meravigliose che Dio fa, che sono le une più belle delle altre, no? Allora, abbiamo visto che ci siamo lasciati con tutti quanti i giri nel fiat creante attraverso cui ci si unisce e ci si fonde con la divina volontà, e il brano comincia così, no? Continuava a seguire la creazione dappertutto, continuava a vedere quel moto eterno che mai si ferma. Meraviglioso. L'eterno movimento. Noi sappiamo che dove c'è il movimento c'è la vita. Non dobbiamo pensare alle tre persone divine come non lo so, come una sorta di statue spirituali che stanno collocate in qualche parte, insomma, di quello che i filosofi di un tempo chiamavano l'iperuranio, no? Quindi, eterno movimento, cioè quando si studia un pochino di teologia, per quel poco che ci capiamo, insomma, io ho studiato un po' di trinitario, l'ho pure insegnato un po' di trinitario, ma ogni volta che mi sedevo a fare qualche corso di teologia trinitaria, proprio uno è annientato quando deve dire qualcosa sulla Santissima Trinità. Perché che vuoi dire sulla Santissima Trinità? Noi balbettiamo certamente quelle cose che la Chiesa dice e che insegna sono vere. Però riportarle a parole, mamma mia, le fa sembrare a volte proprio delle cose lontane da noi, un po' astratte, un po' strane, no? Quando vedremo la Santissima Trinità, se è vero che San Tommaso d'Aquino, quando ebbe una visione, voleva bruciare tutto, che disse tutta paglia, penso che io mi vergognerò di tutti i corsi di teologia secolare che ho fatto, anche se non in grandi aule accademiche, ma in piccoli, diciamo, ambienti di scuole diocesane, no? Però è qualcosa di immenso, quindi bisogna innanzitutto oggi soffermarsi a vedere il moto eterno che mai si ferma. Ecco perché, per esempio, una bellissima immagine, il fiat creante di Dio è il mare. Il mare, quel suo mormorio continuo, quel suo muoversi continuamente, no? Il mare è uno spettacolo meraviglioso. Ecco. Io confesso che starei le ore a osservare il mare, starei le ore in mezzo al mare, su una barca, ma non è che voglio fare ma proprio con questo spirito, perché il mare, che purtroppo oggi la miseria e il malcostume umano, insomma, ha sporcato, insomma, io da prete purtroppo ho dovuto dirgli addio al mare, insomma, perché non è ambiente per noi, almeno per quanto mi riguarda, specialmente d'estate, però di per sé stesso il mare è qualcosa di stupendo, no? Il movimento continuo, quest'immensità, perché ai nostri sensi, certo, il mare è limitato, noi sappiamo che per quanto grandi siano gli oceani, sono comunque limitati, cioè non sono illimitati come, ecco, però ecco, un oceano, il mormorio continuo delle acque dell'oceano dà ai nostri sensi, ecco perché è così importante girare nel fiat creante, no? Un'idea di Dio, anche di questo concetto, no? Del suo eterno moto che mai si ferma. Ricordate Gesù nel Vangelo di San Giovanni, no? Che dice: il Padre mio opera sempre e anch'io opera. Dio non si sta mai fermo, diremmo noi, no? Però attenzione, non pensiamo anche questo, perché per noi non stare mai fermo, poi ci stanchiamo, d'accordo? Quelli che hanno, diciamo, una personalità dirompente e iperattiva, poi sono distrutti, insomma, la sera. Ecco, ma l'eterno movimento di Dio è un movimento
ultra pacifico e non stancante, anzi, ecco, un movimento letificante, beatificante e rilassante. Sono cose che noi diciamo, sono vere queste qui, senza nessun dubbio, ma in questo mondo purtroppo non possiamo immaginarcene, no? E non soltanto che Dio è sempre in moto, ma Dio, insomma, avete visto, per esempio, noi quanto cerchiamo nei dispositivi? Io lo so molto bene perché lavorandoci, uno diventa al manicomio, no? Pensiamo quanto ci infastidiamo quando si impalla un computer, no? Quando comincia a girare nei Windows la clessidra e nei Macintosh la pallina colorata che comincia a girare e ti fa venire nervoso, no? Quindi che non ti dà una reattività immediata. Dio è veramente. Dio gli basta un piccolo atto della sua volontà che ti smuove mezzo universo, insomma, no? Quindi, cioè, ecco perché Luisa a un certo punto dice: ma come posso seguire in tutto il supremo volere se lui corre così rapido in tutte le cose? Cioè, la velocità della luce, che insomma è tanta roba, in confronto a come opera l'Altissimo. Tra noi mortali diremmo, dalle parti di Roma, fa ridere le galline, insomma, la velocità della luce in confronto all'operatività istantanea della Santissima Trinità è meno di una lumaca, insomma. Eppure, insomma, per chi avesse dimenticato queste nozioni ce le insegna la scuola, ma la luce viaggia a 300.000 km al secondo, cioè io ho una baciur qui a fianco, facciamo un po' di scena per chi sta in diretta, adesso spengo. Uno. Ecco, questa luce che si è accesa è fatta in 6 volte il giro della Terra, insomma, quindi è abbastanza, no? Che in un secondo uno faccia 6 volte il giro della Terra, ma questo fa ridere le galline in confronto a quello che Dio è, no? E quindi fa questa obiezione, dice: ma dove vado io a seguire questo iperfulmine divino, insomma, e il suo eterno mormorio iperattivo, insomma, che come si muove da vita a infiniti mondi possibili e immaginabili. Allora Gesù interviene e guardate, no? Gesù muovendosi nel mio interno, guardate anche sotto questa dimensione del divino movimento, quante volte negli scritti Luisa dice che Gesù interviene muovendosi nel mio interno, no? Perché lei aveva tra le tanti doni questo che Gesù praticamente gli faceva sentire la sua presenza dentro di sé. Attenzione che ce l'abbiamo anche noi, la presenza di noi di Gesù, no? Solo che lei la sentiva e noi no. E a volte gli parlava muovendosi dal di dentro, no? Nel primo volume, nell'ultima parte, Luisa racconta tutte quante le varie modalità, sono diverse, insomma, di comunicazione di Gesù, no? Questa era una molto frequente. Muovendosi nel suo interno gli dice: attenzione, figlia mia, tutte le cose hanno un moto continuo, perché essendo uscite da un ente supremo, che contiene un moto pieno di vita, l'eterno movimento, ne veniva di conseguenza che tutte le cose uscite da Dio dovevano contenere un moto vitale che mai cessa. E poi gli esempi che fa Gesù applicati a noi esseri umani sono qualcosa di assolutamente spettacolare. Ora, noi sappiamo che, cioè, prima ho fatto vedere la Baciur, no? Possiamo prendere. Facciamoli vedere a chi sta in diretta. Io prendo questa penna. Io penso che nessuno di noi sia così sciocco oggi da pensare che questa penna, che noi chiamiamo insomma materia inerte, quindi io la appoggio qui, la appoggio sulla scrivania, adesso non si vede più, oppure la metto dritta, la tengo con le mani, dico: questa è ferma, secondo quello che appare ai nostri sensi, ma questa non è ferma. E non soltanto perché se io la faccio cadere c'è la forza di gravità che se la porta subito giù, ma perché qui ci sono, so quanti, boh, centinaia di miliardi di atomi qui dentro, tantissimi, e sappiamo benissimo che l'atomo non è fermo, c'è l'elettrone che sta continuamente, cioè qui dentro c'è un movimento assolutamente inimmaginabile, dentro una materia inerte. E poi ci sono gli splendidi movimenti, questo è spettacolare, questo ce lo dobbiamo segnare, questo ce lo dobbiamo ricordare. Cioè, noi esseri umani siamo anima e corpo, per cui oltre a tutti gli infiniti movimenti, cioè
quello che accade dentro di noi, possiamo fare un pochino di esempio, no? Esempi anche sciocchi, no? Anche l'attività cerebrale, cioè qui dentro c'è una centrale elettrica che sta in continuazione, io adesso sto gesticolando un po', no? Il gesticolare, noi non ci pensiamo, sono impulsi nervosi però che partono dal cervello e muovono gli arti, ma per fare semplicemente un gesto, ma si scatena cioè, il finimondo dentro di noi, un finimondo certamente perfettissimo e ordinato, no? E pensiamo per esempio al fenomeno della salivazione. I primi che mi vengono in mente, che è continuo, d'accordo? Assolutamente continuo, ininterrotto al processo rigenerativo delle cellule nostre, umane. Un uomo che arriva, hanno calcolato gli scienziati, a 70-80 anni di vita, ha avuto, se non ricordo male, non vorrei dire una scemenza, però non è molto distante da questo il vero, almeno una rigenerazione cellulare totale, totale, da un punto di vista morfologico organico per 7 volte. È tanto, eh? Quindi vuol dire che tra cellule morte e cellule risorte, diciamo risorte che hanno sostituito le morte, sto fenomeno per le persone che arrivano ad età avanzata si verifica per almeno 7 volte. È tanto, eh? Questi sono modi continui, ma pensate anche quando uno poi studia, ecco perché io dico, a me dispiace, cioè dispiace tanto, c'era una canzone di un cantautore che diceva così, che a 20 anni si è stupidi davvero, c'ha ragione. E quando si è più piccoli che ventenni, si è ancora più stupidi e temo che le nuove generazioni, senza che me ne vogliano, siano ancora più progredite in stoltezza di quanto fossero le mie. Perché dico questo? Gli studi più belli che noi facciamo, anche quelli li facciamo alle scuole, un po' alle scuole medie, un po' alle scuole superiori, però salvo rare eccezioni, magari tra gli ascoltatori ci sono, cioè, alle scuole superiori, ma uno non è in grado di apprezzarle tante cose. Io mi ricordo la Divina Commedia, che quanto mi piacerebbe mettermi seduto e rileggermela, ma chi c'ha tempo, che non c'ho tempo manco per respirare, cioè, c'ho delle reminiscenze, ma la Divina Commedia è uno spettacolo unico al mondo. Uno lo studia da ragazzotto al ginnasio, al liceo, e se fa due scatole, insomma, che dice uff, i versi di Dante, cioè non apprezza niente, cioè tutte quante le grandi opere d'arte, perché ha fatto gli studi classici, che ne so, le opere epiche, l'Odissea, l'Eneide, l'Iliade, i Promessi Sposi, la grande poesia italiana. Sì, anche uno che studiava andava abbastanza bene a scuola, però non le apprezzavo queste cose qui. Cioè, quel poco di biologia e quel poco di chimica personalmente che ho studiato alle scuole superiori, l'ho studiato con controvoglia, perché mi ero messo in testa che la biologia e la chimica erano brutte e quindi proprio studiavo per non essere rimandato. Ma potessi ristudiarle adesso bene la biologia e la chimica, che mi ci proprio immergerei dentro, perché la biologia e la chimica ci parla di nostro Signore, cioè, e ci parla mica poco di nostro Signore, ce ne parla tanto. Capite? La voglia a fare giri, adesso sai quanti giri uno si potrebbe fare se sapesse bene tante, tante cose. Prima io rimarrei con due occhi così, perché quando poi mi arriva qualche informazione, qualche reminiscenza o qualche ripasso, uno legge qualcosa o vede un video e si riaccendono alcune cose, comprese con la testa di una persona che ha quasi 50 anni e che conosce queste cose, è un'altra cosa. Ecco, è veramente un'altra cosa, no? Ho i tre moti principali nostri, bellissimi. Il palpito del cuore. Il cuore non si ferma mai, no? Se si ferma siamo morti. La circolazione del sangue non si ferma mai, dipende dal battito del cuore, ma non si ferma mai, eh? Se si fermasse la circolazione del sangue è la fine. D'accordo? Sappiamo i problemi che succedono quando qualche parte del corpo manca di irrorazione sanguigna, alla fine, d'accordo? E il respiro. Per cui quando noi dormiamo, non stiamo fermi. Ci sembra che stiamo fermi, ma non stiamo fermi. Stiamo fermi perché c'è un'assenza di moto locale.
potremmo dire, quindi, quindi c'è un'assenza di attività cosciente, ma il cuore batte, il sangue circola e il respiro procede in continuazione. E poi ci sono i tre modi del nostro spirito. Cioè, se noi siamo, attenzione, anche quando dormiamo, la nostra memoria lavora, il nostro intelletto lavora. La nostra volontà, chissà, forse un po' pochino, comunque è stimolata. Noi abbiamo i sogni, noi abbiamo l'attività onirica, il mistero di quello che succede durante la notte. Di giorno, cioè, se noi siamo coscienti, in ogni momento stiamo pensando, ricordando, volendo in continuazione, non si fermano mai queste facoltà, e hanno insomma un lavoro fibrillante in continuazione. È uno spettacolo, è uno spettacolo. Già contemplare queste cose è uno spettacolo, per cui spero che apprezzi chi sta ascoltando queste cose in diretta o in differita, che solo riflettere su queste realtà, come dire, ci mette la gioia nel cuore, ci mette la pace nel cuore. Ecco. E dentro questo orizzonte, tanto per concludere, si inserisce il discorso sulla divina volontà e sul fondersi nella divina volontà. Perciò il tutto sta che il tuo moto sia legato al moto del tuo creatore per mormorare insieme col moto eterno. Così segui la mia volontà nel suo moto che mai si arresta, nei suoi atti che mai cessano, e farai ritornare il tuo moto nel seno del tuo creatore, che con tanto amore aspetta il ritorno delle opere sue, del suo amore e del suo mormorio. Allora, due cose qui alcune cose stiamo apprendendo, no? Primo, che questo doppio triplice moto del nostro corpo e del nostro spirito, evidentemente, è un riflesso del moto trinitario. Sia nell'anima che nel corpo. Nella misura in cui noi ci fondiamo nella divina volontà, entriamo nella divina volontà, facciamo gli atti nella divina volontà, questi movimenti che sono in noi, perché Dio li ha creati, perché la divina volontà li ha prodotti, rientrano nel moto eterno di Dio e riportano al moto eterno di Dio il ritorno delle sue stesse opere, che sono esattamente questi moti che lui stesso ha creato dentro di noi, nel nostro corpo e nel nostro spirito. Quindi sono veramente delle cose, a mio avviso, belle. Più che belle, oserei anche dire, entusiasmanti, gratificanti. Veniamo al secondo brano di oggi, dal volume 21, 18 aprile 1927. Stavo fondendomi nel santo voler divino, richiamando tutti gli atti delle creature perché tutti risorgessero in esso. Ed il mio dolce Gesù mi ha detto: figlia mia, che gran differenza passa tra un atto fatto nella mia volontà ed un atto anche buono fatto fuori di essa. Nel primo vi corre una vita divina dentro di esso, e questa vita riempie cielo, terra, e quell'atto riceve il valore di una vita divina. Nel secondo vi corre un atto di vita umana, e questo è limitato, è ristretto, e molte volte il suo valore finisce col finire dell'atto. E se valore c'è dentro, è valore umano soggetto a perire. Il brano è brevissimo, ho detto che stiamo andando verso la fine. Quello che interessa al nostro tema è soprattutto, poi credo che la differenza tra atti umani e atti divini spetterà
specialmente chi conosce un pochino di Divina Volontà e chi ha seguito anche insomma soltanto qualche catechesi sistematica che ho fatto su questo argomento, dovrebbe capire insomma la differenza e ciò di cui si tratta. Stavo fondendomi però nel santo volere divino, richiamando tutti gli atti delle creature perché tutti risorgessero in esso. Questa è un'altra operazione spirituale compiuta da Luisa. Come si fa? Tutte queste operazioni, ormai siamo quasi al termine della serie di catechesi, no? Non hanno, cioè questo è gioia e letizia della vita nella Divina Volontà, cioè non c'è una formula, ma potremmo anche divertirci. Prova a scriverlo. Come la faresti tu questa fusione? Fonderti nel santo volere divino richiamando tutti gli atti delle creature perché tutti risorgessero in esso. Proviamo a pensare, io neanche sono mica tanto imparato, quindi io leggo e devo pensare, che significherà questa cosa? Richiamare gli atti tutti delle creature perché risorgessero nel divin volere. Qual è la prima cosa che ci viene in mente? A me la prima cosa che mi viene in mente, per esempio, sono i pe cosiddetti peccatori, chiamiamoli così, tanto per capirci, senza voler evidentemente andare a fare giudizi, insomma, o dividere, come dire, semplicisticamente il mondo in buoni e cattivi, no? Perché un po' peccatori ci siamo tutti, anche quelli che ci sforziamo per quanto possibile di essere buoni e di tendere alla santità, no? Però non possiamo sfuggire totalmente dalla nostra condizione miserevole, no? Allora, richiamare gli atti delle creature perché risorgessero nel divin volere. Questo è un ottimo esercizio, specialmente per le persone che stanno lontane da Dio. Vedo una cosa storta, che non ci pensiamo a queste cose, no? Dice, allora, Divina Volontà, mi fondo in te, chiamo e ti porto gli atti sballati che ho visto fare a questa creatura, sballati almeno da un punto di vista oggettivo, senza giudicarli, e te li porto perché tu faccia risorgere questi atti sballati nel divin volere, cioè da sballati diventino giusti. Da iniqui diventino retti, da perversi diventino puri, ecco, da peccaminosi diventino santi. È un'operazione, fondendomi nel santo divino, richiamando tutti gli atti delle creature perché tutti risorgessero in esso. E anche, questo lo fare anche con gli atti buoni, perché gli atti buoni sono atti, comunque, spiega Gesù, ordinariamente umani, quindi che hanno un valore limitato, ristretto e spesso e volentieri anche soggetto a perire, nel senso che un atto buono viene fatto per un istante, dopodiché è finito e non c'è sta più. Allora posso portare anche gli atti buoni, di tutti, nel divin volere, perché da buoni risorgano in esso e divengano ancora più buoni, la loro efficacia produttrice di bene si moltiplica all'infinito, insomma, no? Quindi, ricordiamo che dentro il mondo del divin volere, io so che esistono persone che sono molto brave in questo, io te lo confesso, insomma, per la mia indole mi ci devo mettere, nel senso che bisogna mettercisi con attenzione e pensarci con attenzione, cioè non mi viene ordinariamente, come dire, spontaneo e sempre agevole fare queste operazioni. Richiedono, come dire, è un esercizio spirituale che si deve fare per acquisirne una certa di mistichezza, no? Chiaramente, come tutti quanti gli esercizi, più frequentemente meglio si fa e prima ci diventa un pochino più abituale e connaturale, no? Ecco. Per esempio, fare quest'operazione, quanto sarebbe, insomma, come dire, produttivo imparare, per esempio, a mettere i nostri ti amo negli atti non buoni che magari vengono fatti contro di noi, no? Ricevo un insulto, Signore Gesù, mi fondo nel divin volere, metto un bel ti amo nel cuore, nelle labbra, nella mente di questo fratello che
ha usato malamente certamente le sue facoltà, pur riconoscendo la tua permissione divina, che mi prendo l'insulto perché si vede che fa bene alla mia santificazione. Se noi imparassimo a pensare in questo modo, faremmo una vita stupenda, no? Capite? Niente offese perché qualcuno ci offende, e addirittura non soltanto pregare per loro, ma pregare in questo modo significa dargli la massima possibilità esistente di ricevere la grazia della conversione. Preghiamo il Signore che ci abitui piano piano, perché abbiamo visto prima l'immagine del mare, il mondo del benvolere è un oceano veramente immenso, insondabile. Ecco, dinanzi a cui ci sentiamo, hai visto, in un oceano, come un pesciolino piccolino dentro le acque dell'Oceano Pacifico, cioè un pesciolino piccolino. Io non credo, adesso non sono un esperto, diciamo che qui andiamo a ragionamenti empirici, poi magari mi fa un commento al video lo scienziato Mega Galatti, mi dice: guarda Leonardo, che un pesciolino nella sua vita si attraversa tutto l'Oceano Pacifico. Ogni tanto mi sono successe cose di questo genere, no? Perché le cognizioni basate, come dire, su un'osservazione empirica in tempi di scienze esatte non possiamo troppo azzardarci, no? Però presumo, salvo essere smentito da qualche scienziato, che un piccolo pesciolino non ce la fa a solcare tutta quanta la superficie dell'Oceano Pacifico nella sua vita, non ce la fa. Ecco, quindi non credo che ce la faremo anche noi, però ha voglia a quanto ci abbiamo da sguazzare, no? Proprio da dilatarci, da divertirci in un senso, in un certo senso, in un buon senso, soprannaturale. Bene, abbiamo tempo di chiudere in bellezza, perché gli ultimi volumi sono degli exploit dei libri di cielo. 34, 35, 36 sono veramente dei voli, no? Sono le ultime rifiniture che Gesù dà all'edificio meraviglioso, alla cattedrale, potremmo chiamarla, no? O della Divina Volontà. E come sappiamo, le rifiniture sono sempre bellissime, perché gli ultimi tratti della costruzione di una casa, finalmente, cioè quando una casa sta in itinere, cioè quando uno vede le fondamenta non vede niente, quando uno vede le travi non vede niente, quando uno vede anche i muri brutti o stato grezzo non vede niente. Già quando uno comincia che la casa è tinteggiata all'esterno, comincia a vedere qualcosa, ma poi dentro fai tutti quanti i tramezzi, poi metti le finestre, le porte, eccetera, eccetera, la dipingi. Ecco, e poi ci manca che il palazzo sia completamente abitato e arredato, no? Quindi a me sembra che, ecco, Gesù abbia un po' seguito questa. Quindi gli ultimi volumi sono la chicca, diciamo così, no? Quindi l'abbellimento, e ti lasciano senza fiato, insomma, anche perché l'architetto nostro Signore Gesù Cristo è un fenomeno, quindi c'ha dei gusti evidentemente straordinari, no? Quindi ha sparato delle raffinatezze, insomma, veramente straordinarie. Quindi ce lo gustiamo e ci congediamo poi commentando questo brano. Ci congediamo da questo ciclo di catechesi. Poi cominceremo a pregare se farne un altro di ciclo di catechesi sulla Divina Volontà, ed eventualmente su che tema. Ecco, anche qui autorizzo, insomma, chiunque ascolta o chiunque sta seguendo di farmi pervenire, insomma, il proprio parere, insomma, perché sia una cosa che aiuta le persone, o se si ha, diciamo così, qualche idea o qualche soggetto su cui andare avanti, sono disponibilissimo all'ascolto. Per ora ci gustiamo il volume 36, 5 dicembre 1938. Dopo ciò continuò a pensare al gran bene del vivere nel voler divino, e il dolce Gesù ha ripreso il suo dire: figlia mia, è tanto questo bene che sento al vivo la nostra vita palpitante in essa, cioè la vita delle tre persone divine, evidentemente, palpitante nell'anima. Tanto che non abbiamo più bisogno di parole per farci intendere. Il nostro respiro nel suo è parola, la quale investe l'essere umano
lo trasmuta nella nostra parola e sente che parla nella mente, nelle opere, nei passi. E la virtù della nostra parola creatrice la investe in modo che si fa sentire nelle più intime fibre del cuore e cambia nella mia stessa parola la creatura. La mia parola diventa natura in essa e non fare ciò che dico e voglio sarebbe come se andasse contro se stessa. Ciò che non può essere. Qui veramente mi scappa qualche espressione, insomma, di stupore perché stiamo veramente andando oltre. Stupendi proprio queste parole. Sicché per chi vive nel mio volere, io sono parola, nel respiro, nel moto, nell'intelligenza, nello sguardo, in tutto. Tanto che mentre si sente fusa ed inzuppata nella mia parola, non avendo sentito il suono della mia voce, si meraviglia e dice: come sento la mia natura cambiata nella sua parola? E non so quando me l'ha detta. Ed io le dico: ma non sai che sono parola ad ogni istante? Ed ancorché tu non mi ascolti, io parlo, sapendo che quando entrerai nel gabinetto dell'anima tua, tu la troverai e prenderai il dono della mia parola. Le mie parole non fuggono, ma restano e trasformano la natura umana in esse. Ci passa tale unione e trasformazione tra chi vive nel nostro volere e noi, che ci intendiamo senza parlare e parliamo senza parola. E questo è il più gran dono che possiamo fare alla creatura. Parlare col respiro, col moto. È tanto immedesimata che noi usiamo gli stessi modi che usiamo con noi stessi. E adonta che il nostro essere divino è tutto parola e voce quando non vogliamo. Non ci facciamo sentire a nessuno. Perciò sii attenta e lasciati guidare in tutto dal mio volere. Diamo concluso alla grande, insomma. Come c'era da aspettarsi semplicemente vedendo il numero del volume, no? Parole come il nostro respiro nel suo è parola. Vedete cosa sta dicendo Gesù? Le tre persone divine respirano. Cioè, chi lo sa come è fatta la Santissima Trinità? Adesso diciamo proprio, insomma, no. Però noi sappiamo che noi esseri umani siamo immagine e somiglianza, per cui per quanto ci sia un abisso infinito tra noi e Dio, ciò che ha fatto in noi, che siamo appunto esseri spirituali, quindi immagine e somiglianza, quelli che più gli assomigliamo, almeno tra le creature materiali, ci deve essere qualche cosa in lui che gli assomiglia a noi, o meglio, le cose fatte in noi assomigliano a lui. Quindi se io respiro, Dio respirerà. Se io ho un cuore che batte, quello batte sicuramente nella santissima natura umana di Gesù, no? Questo non c'è pericolo, insomma, il sacratissimo cuore di Gesù, ma la Santissima Trinità ci avrà un cuore? Cioè, io ho pure fatto tanti studi teologici, adesso non vorrei apparire banale o stolto agli occhi dei miei illustri confratelli e teologi, no? Però Dio ce l'avrà un cuore? C'è il respiro? C'è il nostro respiro nel suo. È parola. E che succede? Questa investe l'essere umano e sente che parla nella mente, nelle opere, nei passi. E la nostra virtù creatrice si fa sentire nelle più intime fibre del cuore e cambia nella mia stessa parola la creatura. Diventa natura in essa. Qui veramente, insomma, diventerebbe un pochino complicato andare in fondo, ma conta l'effetto di questa operazione. Non fare ciò che dico e voglio sarebbe come se andasse contro se stessa. Ciò che non può essere, ecco veramente il termine di una vita nella divina volontà, di una vita in stato di continua fusione in essa. La trasformazione, cioè la connaturalità. Non fare ciò che dico e voglio sarebbe come se andasse contro se stesse. E qui dobbiamo
perché anche se questa è una catechesi, non è una meditazione, quindi la catechesi, cioè la meditazione deve necessariamente stimolare un confronto con se stessi che poi diventa preghiera e dialogo dinanzi al Signore. Però noi possiamo chiederci, oggi, 19 maggio 2020, fino a che punto è vero che non fare ciò che dico e voglio sarebbe come se andassi contro me stesso? Tanto mi sta a cuore la divina volontà. È chiaro che ci sono delle spie, no? Una spia molto facile è questa. Tu hai bandito dalla tua esistenza, bandito, cosa che si può fare, lo può fare chiunque, qualunque battezzato, anche senza che viva della divina volontà. Hai bandito il peccato volontario, quello volontario è anche piccolo. Se hai bandito il peccato volontario e ti fa ribrezzo, cioè se tu guardando dallo specchio, e quindi senza andare a raccontarsi le balle, potresti guardando nello specchio dire: io preferisco morire piuttosto che dire volontariamente una bugia. Classico peccatuccio. Se tu questo in verità lo puoi dire, e capite, questo vuol dire che dentro di te non c'è nessuna, cioè detesti la bugia, il mentire, perché va contro l'ottavo comandamento. E quindi anche quando ti trovi in difficoltà, anche quando ti trovi in una situazione che dice: ma mo se mi invento una bugia risolviamo subito il problema, no, non si fa. Quando noi stiamo, guardate, in questo tempo mi dispiace chiudere con un riferimento, diciamo, a circostanze di attualità che magari chi un giorno dovesse ascoltare sta catechesi tra 2 anni dice: ma che sta parlando, no? Stiamo nel tempo del coronavirus, stiamo ancora dentro, in fase si spera di uscita, ma tutto questo tempo ha scatenato una serie di situazioni anche attuali che provocano e che obbligano a delle scelte tutti quanti, anche di fede, no? Allora io ho visto, cioè in questo periodo, anche in questi giorni, il bombardamento di domande fatte a me, ma sicuramente anche a molti altri sacerdoti, no? Ecco, dico. Allora, vedere queste cose è umanamente comprensibile, d'accordo? Che uno si sente in difficoltà nel fare discernimento e chiede aiuto. Oh, il problema è: Io non credo che farò mai più delle cose di questo genere, non vorrei deludere nessuno. E io non credo che sia compito di un sacerdote, e lo dico alla luce di questi scritti, dire a una persona: fai così, neanche se il sacerdote è persuaso che quel fai così sia la cosa migliore da farsi. Perché? Perché la persona deve decidere di fare così perché nella sua preghiera, nel suo discernimento, ha interiorizzato, per quanto è riuscita a comprenderlo, che quella è la volontà di Dio per lei in quel momento. Ho fatto da qualche giorno 16 anni di sacerdozio. Io questo è un punto che più tempo passa, più me ne vado convincendo. Le persone vanno aiutate, certo, il sacerdote le deve aiutare, ma a fare cosa? Devi dargli la pappa pronta, la risposta pronta a ogni domanda che hanno? La risposta è no. E perché no? Perché Dio non fa così con noi. Se tu a Dio gli chiedi aiuto, fammi capire cosa devo fare, per esempio, Dio non ti manderà l'arcangelo Gabriele a dirti fai così. Potrebbe farlo, e non è escluso che in qualche circostanza lo faccia, se lo vuole fare. Io non sono nessuno per stare a sindacare quello che fa l'Altissimo. Da quello che vedo mi sembra che ordinariamente non lo faccia. Ma che cosa? Dio non ascolta questa preghiera? Certo che l'ascolta.
te lo farà capire. Guardate che se uno entra in questo orizzonte, io se potessi parlare degli affari miei, cosa che non si deve fare, cioè, anche oggi e nei giorni scorsi sono capitate una serie di eventi che mi hanno fatto comprendere come tanti discernimenti fatti su cose dove io stavo cercando di trovare il volere erano non corretti, sacrosanti, perché alcuni eventi successi successivamente mi hanno fatto capire, dice, tu pensa se quella circostanza non l'avessi fatto così, tu pensa se non avessi preso quella decisione. Quindi non soltanto che Dio ti ispira, se tu lo vuoi ascoltare, ma per toglierti ogni dubbio, e te lo dimostrerà che hai fatto un buon discernimento, e tu ti sentirai confortato. Dice, ah, mappa, oh. Ma le scelte devono essere le nostre. Noi non possiamo campare a ridosso, anche perché nessuno può sapere bene che cosa Dio chiede a quel suo figlio e a quella sua figlia, che sono creature uniche e irripetibili. Capite? Siamo qua. Allora noi dobbiamo puntare tutti singolarmente ad arrivarci al punto del non fare ciò che dico e voglio, sarebbe come se andasse contro se stessa. E ci arriveremo. E anche questo ve lo posso testimoniare, perché quando tu, mi è successo proprio nei giorni scorsi, cioè quando tu cominci a uscire da, cioè, allora, c'è un problema, una scelta, tu ci hai pensato, ti orienti in un certo modo, magari potrebbe darsi che ti sei sbagliato. Possibile. Anche se tu sei aperto alla volontà di Dio e stai sempre con le orecchie in ascolto, Dio te lo farà capire, perché ti metterà dinanzi situazioni, fatti, o anche quella inquietudine del cuore che poi si impara a riconoscere, no? Che quando non ti senti tranquillo dici sì, ci ho pensato, pensavo di fare così, però non mi sento ancora tranquillo al 100%. Quando questa cosa è un monito del Signore per farti capire non stai facendo quello che voglio io, a fianco a questo generalmente ti manda anche vicino qualche altro input, qualche fatto, qualche circostanza, qualche accadimento, dice, alt, fermi tutti, rimoduliamo. Una vita di questo genere, tra l'altro, a parte che è una vita da protagonista, d'accordo? È una vita dove tu eserciti il tuo essere uomo o donna, perché tu c'è un intelletto, c'è una volontà che il nostro Signore ti ha data, non per buttarla e stancarla presso le cretinate che fanno i peccatori, ma proprio per questo, d'accordo? Dio sarà molto contento delle cose che fai, perché nelle cose che fai c'è del tuo, ci hai fatto la fatica, ci hai pregato sopra, ci hai riflettuto, le hai interiorizzate, e quando le farai, attenzione, le difenderai. Non è che il primo che ti viene a dire ti stai sbagliando, e questo non perché uno è superbo, non si tratta del fatto che uno è superbo, ma se io in coscienza davanti a Dio ho compreso alcune cose, ma può venire chiunque, io ti rispetto se tu non condividi le mie scelte, per carità di Dio, nessuno ti obbliga a condividerle, contestami quanto vuoi, dimmi non sacco una sporta, ma questo a me non mi scuote minimamente, non mi toglie dalla mia decisione, capite? Si diventa come è Dio è irremovibile nelle cose che fa, capite? Attenzione, questa non è superbia, eh? La superbia è la persona che è arrogante e che è testona perché si è impuntato su qualcosa, ma anche qui noi sappiamo se in un atteggiamento stiamo agendo per impulso, per passione, per partito preso, come dicono gli uomini, per principio, oppure se in una cosa io ci ho messo il sangue spirituale, cioè ci ho pregato, ci ho riflettuto, ho detto Signore aiutami, e ho fatto un discernimento, dico facciamo così, no, forse no, facciamo qua, forse, e poi chiedo un parere, non per sostituire, ma mi faccio un attimino, come dire, aiutare senza risolvere il problema ad altri, e poi ci arrivo, ma poi veni pure Domine Dio. Io questa cosa l'ho vista, figlioli miei cari, perché, posso dire, persone che negli anni molto lontani sono state in qualche modo a me vicino, chi mi conosce, più o meno,
lo sa come la penso su tante questioni. Il mio pensiero, guardate che non è cambiato di una virgola, quello che è cambiato nel tempo, sì, certamente qualche cosa si è evoluta, si è aggiustata, si è corretta, ma la sostanza del patrimonio, diciamo così, del mio pensiero come uomo e come sacerdote, non, cioè, è mio. È chiaro che chi si interfaccia con un patrimonio del genere può avere un atteggiamento di condivisione o di avversione, d'accordo? Liberissimo. Solo che c'è un però, ci sono due modi di relazionarsi a questo mondo. Io mi relaziono con il pensiero del sacerdote, attenzione, cioè lo capisco e dico: questo pensiero è corretto o no? Corrisponde, credo, a quello che Dio vuole o no? Corrisponde a quello che la Chiesa insegna o no? Se le risposte sono tutte quante sì e io voglio fare quello, allora che sia uscito da quel sacerdote non me ne importa niente, per quello diventa un mio pensiero, un mio patrimonio. Per cui se un domani quel sacerdote mi dovesse deludere, d'accordo, oppure dovesse fare delle cose che io non condivido, per cui mi allontano un pochino dalla sua persona, quello che io ho interiorizzato rimane mio. Non è che siccome non sto più vicino a quel sacerdote, quella cosa che aveva detto farò al contrario, per quelle sorte, diciamo così, di ripicche psicologiche che noi mettiamo in atto, no? Capito? Di fare il contrario di una persona che in qualche modo ci ha deluso. Se io faccio questo, sapete qual è il problema? E mi piace concludere così questo ciclo di catechesi. Che io non ho fatto mio il pensiero di quella persona. Io sono andato appresso alla persona. Cioè io ho fatto quello che dice, non perché, o quello che diceva, non perché l'ho fatto mio in quanto volere divino, ma per una sorta di stima e di attaccamento comunque disordinato verso una creatura che è un essere umano, che è un essere umano limitato. Per cui affianco a tante cose belle e giuste che potrà dire, emergeranno sicuramente dei limiti, delle difettosità strutturali che è impossibile che non ci siano. Se quella persona tende alla santità, cercherà di combatterci, nel tempo si ridurranno le asperità, ma non dobbiamo mai attaccarci né idolatrare alla persona. Mai. Neanche se ministro sacro. Perché Dio non vuole, cioè, per carità, questo qua è possibile che uno si abbia, che abbia, come dire, un affetto, una gratitudine, per carità, questo, cioè, sono, cioè, Dio le gradisce queste cose qui, no? Perché se una persona mi ha aiutato a crescere, è chiaro che io sarò sempre grato nei suoi confronti, ma perché mi ha aiutato a crescere? Perché quei patrimoni di crescita sono diventati patrimonio mio. Lui è stato lo strumento contingente, poteva tranquillamente essere qualcun altro, però è stato lui o lei, e lo ringrazio e gli voglio bene, d'accordo? Ma quello che mi ha trasmesso, io lo terrò sempre. Io dico sempre che quello che ha fatto un parroco in una parrocchia si vede quando va via. Capito? Quando va via. Perché se tu hai trasmesso, riuscito a trasmettere dei valori, quando vai via, le persone quei valori li conserveranno. E anche se dovesse venire un confratello più bravo e più santo, ma che su alcune cose ha delle linee, delle prospettive diverse, se i fedeli hanno interiorizzato alcune cose e le hanno fatto loro, pur con tutto l'amore, il rispetto e la stima verso il confratello che ti ha succeduto, manterranno, non per mancanza di riguardo verso il nuovo o per attaccamento al vecchio, ma perché hanno fatto propri alcuni patrimoni morali, a prescindere da chi li ha trasmessi. E quindi io quelle cose me le tengo. Se così non è, io quelle cose le svenderò appena qualcuno mi viene appena sopraggiunge qualche persecuzione, dice Gesù nel Vangelo, o tribolazione a causa di quel valore, a causa di quella scelta, io mollo, d'accordo? Io cedo, d'accordo? Cedo rispetto umano. E che gioco questo qui? Quello che tu non farai mai quello che vuole Dio. Farai sempre quello che vuole Tizio, quello che vuole Caio, quello che vuole la tua volontà umana, a destra e a sinistra, quello che vuole Dio non lo fai mai. D'accordo? La vita è nella divina volontà. Serve a imparare a fare, anche fondersi, quello che Dio vuole, che è la nostra vita. Fino al punto che
Ciò che dico e voglio, se non lo facesse, sarebbe come se andasse contro se stessa. Lasciamoci con questa frase. Non fare ciò che dico e voglio sarebbe come se andasse contro se stessa. E per chi vive nella divina volontà, ciò non può essere. Se Dio vuole, al prossimo ciclo di catechesi sulla divina volontà. Se qualcosa di buono avete ricevuto, evidentemente ringraziate nel Signore e non colui di cui si è poveramente servito. Ave Maria.